Tutto quello che la sapeva era che era andata a un appuntamento e che non era più tornata. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti su questo nuovo video, un nuovo video True Crime. Questa storia è la storia di questo riccone milionario che è diventato un serial killer. Anche oggi ci troviamo in Giappone e anche questa storia è una di quelle che mi ha lasciato veramente l'amaro in bocca per come è andata a finire e per tutto lo sviluppo che c'è stato dietro. In ogni caso, ragazzi, prima di iniziare con questo video, io vi ricordo che pubblico nuovi video il lunedì e il giovedì all'una di pomeriggio, quindi se non volete perdervi neanche un video, vi consiglio di mettere la sveglia. Voglio ricordare che c'è anche un canale in cui parlo della mia vita in Giappone, il canale Sebastiano Serafini Vita in Giappone, in cui carico nuovi video tutti i sabati. Inoltre vi vorrei dire che c'è il mio nuovo album, ho lavorato durante il periodo della quarantena, spero davvero vi possa piacere. A questo album hanno anche contribuito Kobato e anche Green Noise, ragazzo di Sabrina del Giappone a quattro mani, ma adesso addentriamoci in questa storia. 20 anni, i primi anni dei 20 in Giappone soprattutto, ma in realtà in tutto il mondo si dice essere comunque gli anni in cui si vive con più spensieratezza, è comunque quel periodo della vita in cui non c'è sogno troppo grande che non si possa raggiungere, o almeno così si pensa, perché comunque sono quegli anni in cui, non lo so, non avete ancora magari un mutuo sulla casa, una famiglia da mantenere, siete appena diventati adulti, c'è quella libertà, quell'adrenalina di poter iniziare un nuovo lavoro e avere veramente un bel periodo. E proprio parlando di queste ventenni, diciamo un po' avventuriere, c'era anche questa modella che vedete in questa foto, australiana, di nome Karida. Questa ragazza era nata il 3 marzo del 1970. Quando aveva 21 anni ha deciso di andare a vivere in Giappone, pensando che comunque avrebbe potuto continuare la sua carriera di modella e fare un bel po' di soldi. Il Giappone stava diventando una delle economie più potenti del mondo, quindi era proprio il momento perfetto per andare a lavorare in Giappone. Inoltre il suo ragazzo studiava legge e comunque sapete che la tassa universitaria in paesi come l'Australia è molto alta. Quindi lei, andando in Giappone, lavorando come modella, pensava di poter aiutare il suo ragazzo a finanziargli in parte anche gli studi. È arrivata in Giappone nel dicembre del 1991, nell'aeroporto di Narita. Divideva il suo appartamento con la sua sorella maggiore di nome Samantha, la quale era arrivata in Giappone per stare con il suo ragazzo Hideki. Samantha in Giappone si manteneva insegnando inglese in una scuola e non vedeva l'ora di mostrare alla sua sorellina più piccola tutta la magia della città di Tokyo. Tuttavia, Karida, invece di iniziare a lavorare come modella, aveva trovato impiego in uno dei quartieri, diciamo, più benestanti di Tokyo, quello di Ginza, dove ci sono un pochino tutti i negozi griffati, eccetera, eccetera, lavorando come hostess in un bar. Non so se sapete cosa fanno le hostess, però comunque intrattengono dei clienti bevendo assieme a loro. Vi faccio vedere magari delle immagini di alcune hostess club. Le ragazze magari possono fare delle discussioni con questi clienti mentre bevono con loro, magari accendergli la sigaretta, farli ridere, insomma, farli passare un po' di tempo in spensieratezza. Però dovete sapere che benché ci siano anche dei locali in cui è possibile toccare le hostess, ce ne sono molti in cui assolutamente c'è una regola del no touching, quindi i clienti non possono assolutamente mettere le mani addosso a queste ragazze. Almeno la legge dice così, poi diciamo che non tutti i locali rispettano alla lettera questa regola. Tuttavia, non è inusuale comunque che i clienti provino ad approcciare le ragazze con degli inviti a cene o magari anche viaggi e spesso fanno dei regali costosi a queste ragazze. Karida ha detto che comunque non è che le piacesse molto fare quel lavoro, però riusciva a guadagnare 10 volte di più di quello che avrebbe guadagnato facendo la modella e lo vedeva più come una cosa, diciamo, stupidina, un po' silly, diciamo, e non una cosa troppo seria. In realtà dovete sapere che questi locali o comunque questa tipologia di lavori spesso ha un lato oscuro che spero che nessuno di voi avrà mai l'occasione di scoprire, perché ho letto di quelle storie veramente drammatiche e anche questa non è da meno. Karida stava diventando comunque sempre più popolare in quel distretto e sembra che fosse così bella che molti uomini si giravano a guardarla. Tra l'altro era un periodo in cui
straniere erano molto rari in Giappone, quindi anche per il fatto che fosse un po' una bellezza diversa, probabilmente attraeva moltissimo i giapponesi. Tra questi c'era anche questo milionario coreano-giapponese di nome Yoji Obara. Obara sembra che avesse un vero e proprio fetish per le ragazze caucasiche e sembra che questo Obara comunque, quando avvistava una di queste ragazze che gli poteva interessare, le stalkerava magari per giorni finché poi se le portava a casa sostanzialmente. Comunque probabilmente non era neanche un brutto ragazzo e le invitava a cena, però sapete, un conto è se ti vengono a invitare a cena così che ti incontrano per caso, un conto è se ti vengono a stalkerare per giorni e solo dopo che sanno chi sei, cosa fai, cosa ti piace, ti invitano a cena. Questo è decisamente creepy, non so voi. Sembra che Karida si sia resa conto che questo uomo la stesse stalkerando e ne ha addirittura parlato con sua madre. Tuttavia pensava che fosse innocuo e quindi non è che ci ha dato più che tanto peso. Comunque dovete sapere che questa Karida era una ragazza molto positiva. Anche la sorella la definiva come... Avete presente quel tipo di persone che riescono sempre a vedere il lato positivo delle cose o il bello delle persone, che ha una bellissima qualità, anche se purtroppo non per questa storia. E per questo motivo Karida ha scelto di andare nel suo appartamento. Tuttavia, quando è entrata nel suo appartamento, è stata di lì a poco drogata da questo uomo fino a perdere i sensi. Dopo che erano trascorse alcune ore e la ragazza non sembrava riprendere i sensi, l'uomo è andato in panico. Quindi decise di portarla alla ragazza in un ospedale e disse ai dottori che l'aveva trovata senza sensi, probabilmente dovuto a un'indigestione. Quando gli chiesero all'uomo, comunque questo milionario, qual era il suo nome, lui disse che si chiamava Nishida, quindi aveva di fatto mentito ai medici. Obara ha continuato a telefonare alla sorella Samantha, dicendole più volte come Karida si fosse presa una potente indigestione a Kamakura, perché veramente questo uomo aveva probabilmente bisogno che questo gli salvasse un pochino la faccia e la reputazione. Tra l'altro, l'uomo ha anche detto a Samantha che nella stessa giornata in cui è stata portata dai medici aveva chiamato il dottore di questa Karida, l'avesse esaminata e l'avesse detto che stava male già dalla mattina. Benché Samantha ha chiesto più volte all'uomo quale fosse il nome di questo dottore, lui chiudeva la telefonata. Faceva questo sia con Samantha sia con il ragazzo di questa Karida, e così i medici decisero di trasferirla a Shinjuku. Ma dopo 3 giorni, quando la ragazza aveva appena compiuto 22 anni, i medici la dichiararono, sapete, col cervello praticamente completamente privo di vita. E il 29 febbraio i genitori presero la triste decisione di tagliare la spina e salutarla per sempre. Durante il funerale la ragazza indossava un kimono rosa e era tutta ricoperta di petali e i genitori piansero così la sua morte. Obara accettò di incontrare la famiglia di questa ragazza. Quando il ragazzo incontrò la famiglia, continuava a piangere, continuava a asciugarsi le lacrime con un fazzoletto e continuava a ripetere come la ragazza avesse avuto questa indigestione ingurgitando delle ostriche, e in più hanno detto che era coinvolta anche la Yakuza in tutto questo. Probabilmente questo era anche un tentativo, magari per spaventare la famiglia di questa ragazza e farli andare via dal Giappone. Prima che i genitori partissero, l'uomo disse a loro che amava veramente tantissimo la loro figlia e diede loro una collana con un diamante, che era quella che aveva in mente di dare alla ragazza quando avrebbe compiuto i 22 anni. Il ragazzo non seguì conseguenze, la polizia non investigò oltre e tutto sembrava tranquillo. Le indagini furono riaperte solamente 9 anni dopo, perché ci fu un nuovo caso, un nuovo attacco di questo uomo. E fu appunto nel 2000, quando una ragazza appena ventenne con una sua amica, Lucy e Philip, arrivarono in Giappone con un visto turistico. Sapete, il visto turistico vi permette di rimanere in Giappone 90 giorni. Prima di arrivare in Giappone, le due ragazze erano delle hostess per la British Airways. Erano due ragazze che già in passato avevano viaggiato in Asia e si erano letteralmente innamorate del Giappone e avevano deciso di spendere più tempo in questo paese. Le ragazze si divertirono un sacco e, benché il loro visto non le permetteva di lavorare in Giappone, una di loro scelse di lavorare come hostess nel distretto di Roppongi, proprio come aveva fatto Karida nel distretto di
Ginza alcuni anni prima. Lucy fu invitata ad andare a mangiare una cena con uno di questi clienti molto ricchi. Prima di andarsene ha detto alla sua amica Louise che sarebbe andata fuori con questo cliente in quel pomeriggio. Indossava un vestito nero e dei sandali neri. Aveva una borsa con sé e aveva anche al collo una collana con un cuore di diamanti. Il giorno seguente Louise ricevette una telefonata da un uomo chiamato Akira Takagi, che disse a Louise che la sua amica aveva deciso di intraprendere un percorso all'interno di una setta, di una religione, chiamatela come volete, e che quindi non sarebbe più tornata perché in questo momento doveva attendere un duro addestramento. Sapete, tra l'altro, in quegli anni comunque erano gli anni anche in cui c'erano sette come Om, di cui ho parlato in un altro video, e c'erano tantissime nuove religioni, quindi non era una cosa troppo strana per i giapponesi in quegli anni, perché erano proprio gli anni in cui queste religioni si stavano veramente diffondendo e avevano un sacco di spazio anche in televisione. C'erano un sacco di servizi che parlavano di queste sette e non tutte ne parlavano necessariamente mettendole in cattiva luce. Louise, tuttavia, non vedendo la sua amica tornare a casa nemmeno il giorno seguente, aveva iniziato a preoccuparsi e quindi scelse di telefonare ai genitori della sua amica per dire che non sapeva dove fosse finita. Tutto quello che la sapeva era che era andata a un appuntamento e che non era più tornata. La sorella minore di Lucy scelse quindi di andare in Giappone per cercare di incontrarsi con la sua sorella, e successivamente anche il padre seguì la sorella, e addirittura sono riusciti ad avere una conferenza stampa in cui hanno chiesto al Giappone aiuto per poter rintracciare la loro figlia. Immaginatevi magari avere un figlio, un parente che è andato all'estero con un visto di 90 giorni e da un giorno all'altro sceglie di, almeno questo è quello che vi dicono, sceglie di entrare in una setta e non avete più nessuna sua notizia. Ovviamente sarebbe veramente una cosa preoccupante. I genitori rifiutavano categoricamente l'idea che la loro figlia se ne fosse andata e fosse entrata in una setta, e secondo loro era successo qualcosa di grave a questa ragazza. Ci furono più di 30.000 immagini e poster che furono attaccati un po' per tutta la città di Tokyo, e tutti erano alla ricerca di questa ragazza. Il primo di agosto la polizia ricevette una telefonata di una ragazza che diceva di essere Lucy. Durante la telefonata la ragazza disse che voleva essere lasciata in pace e che avrebbe fatto quello che voleva. Il padre, tuttavia, poté ascoltare questa telefonata e disse subito che si trattava di un fake, che non era la sua vera figlia. Il 23 di agosto un possibile testimone, magari all'interno di questa faccenda, un businessman, dopo aver parlato con la polizia, era stato ritrovato ucciso. Quindi qualcuno forse voleva nascondere qualche informazione. La polizia iniziava anche a investigare l'ipotesi secondo cui la ragazza fosse stata rapita e portata ad Hong Kong, dove appunto l'avrebbero venduta come prostituta per ricchi uomini di Hong Kong. Tuttavia sembra che questa ipotesi non avesse fondamenta e non avevano nessuna prova che potesse verificare questo fatto, perché sembrava che comunque c'era stata una donna che sembrava essere molto simile a questa ragazza, che aveva diciamo prelevato dei soldi in un bancomat di Hong Kong. Il padre di questa ragazza aveva speso veramente una fortuna nel cercare di rintracciare sua figlia, tuttavia nessuno di questi suoi tentativi ebbe successo e il padre quindi se ne tornò in Inghilterra. In seguito, l'11 ottobre di quell'anno, la polizia finalmente iniziò a investigare di nuovo sul caso di Obara. In quell'ottobre Obara aveva 48 anni. L'uomo fu interrogato sulla possibile sparizione di Lucy e lo accusarono anche di aver drogato varie altre ragazze. Fu arrestato. Ci furono comunque una serie di ragazze, sia giapponesi che straniere, che dissero che dopo che l'avevano incontrato si erano risvegliate il giorno successivo nella sua casa e che non ricordavano nulla della notte precedente. L'uomo ha detto che le ragazze erano solamente ubriache e che non aveva mai drogato nessuna di loro. Inoltre ha detto che i rapporti sessuali che ha avuto con queste ragazze erano sempre consensuali, benché le ragazze fossero sempre inconsce. Cioè, vorrei capire come fai ad avere un rapporto consensuale con delle ragazze che non sono consci in quel momento, cioè non ha assolutamente senso questa cosa. Dopo un mese di investigazioni, Obara finalmente ha ammesso che aveva incontrato questa ragazza di nome Lucy. Tuttavia, come potrete immaginare, ha detto che lui non c'entrava niente con la sparizione di questa ragazza. Anzi, lui disse che
La ragazza si era fumata un cannone e quindi era praticamente aveva perso i sensi nella sua casa e quindi aveva chiamato un taxi che l'avrebbe dovuta riportare nella sua abitazione. Le investigazioni continuarono e quello che trovarono veramente una cosa scioccante, perché nella sua casa avevano trovato ben 5.000 cassette diciamo, potete immaginare che tipologia di video avesse registrato, e in più c'erano anche droghe e una serie di materiale che era stato collezionato nell'arco di circa 30 anni. Quindi quest'uomo era 30 anni che si comportava in questo modo. La famiglia di Lucy aveva categoricamente negato la possibilità che la ragazza avesse scelto automaticamente di drogarsi, e che assolutamente era una cosa che lei non avrebbe mai fatto. Sembra che praticamente la polizia, dopo aver esaminato tutte queste cassette, abbia scoperto che l'uomo nella sua vita ha violentato ben 400 donne. 400. Sui giornali O'Bara ha detto che per lui le ragazze erano una semplice conquista, niente di altro. Erano come una sfida per se stesso, per vedere dove poteva spingersi e quante ragazze sarebbero cadute ai suoi piedi. Ha anche detto che le ha tutte avvelenate con il clorofornio. Nel suo diario ha anche scritto che avrebbe voluto far sesso con più di 500 ragazze prima dei 50 anni. E sembra che l'uomo avesse anche la perversione di documentare tutto quello che lui faceva a queste ragazze, e tra l'altro scriveva nei dettagli tutto quello che aveva compiuto. In queste cassette riuscirono anche a trovare non solo Lucy, ma anche la ragazza Carida. Quindi la polizia concluse che l'uomo aveva non solo fatto fuori Lucy, ma anche questa Carida e anche una serie di altre ragazze che non sono state identificate. Storia veramente allucinante. Tra l'altro, quando lui compieva questi atti ignobili, si metteva una maschera. Il 9 di febbraio del 2001, 9 mesi dopo che Lucy era scomparsa, riuscirono a ritrovare il corpo. Il corpo era stato ritrovato, tagliato in 10 parti e ben nascosto sotto una bara. Gli investigatori non furono in grado di capire quali fossero le cause del decesso, dal momento che il corpo era troppo decomposto. Tuttavia, la posizione dove era stato ritrovato il corpo era proprio vicino alla casa di O'Bara. Tutti i riflettori erano quindi puntati su questo uomo, ma chi era esattamente questo Yoji Obara? Yoji Obara era nato il 10 agosto del 1952 e era nato da una famiglia povera coreana che era emigrata a Osaka in Giappone. All'età di 15 anni il ragazzo era entrato in una prestigiosa scuola affiliata alla Keio University, che per chi non lo sapesse, la Keio University è una di quelle università che, ma università scuole in realtà, che inizi dall'asilo, se hai tanti tanti soldi, che praticamente ci vanno un pochino tutti i figli di papà. Non è prestigiosa come l'università di Tokyo, però è comunque molto prestigiosa e spesso i figli di personaggi dello spettacolo entrano in questa scuola proprio dall'asilo. È estremamente costosa, però ti permette di poi trovare un buon lavoro. Se tu ti laurei alla Keio University hai molte probabilità di trovare un buon impiego. E soprattutto perché comunque entrare in un'università grande come la Keio o l'università di Tokyo è veramente difficile, ma se tu entri praticamente dall'asilo, poi c'è tutta la strada spianata perché ti accettano quasi automaticamente all'università. L'uomo si laureò in questa università, spese tutti i soldi comunque dell'eredità dei genitori e scelse praticamente di cambiare il suo nome in Yoji Obara per un pochino nascondere il suo passato e quali erano le sue origini etniche, quindi coreane. Obara comunque fu estremamente intelligente e capiva esattamente dove investire, diciamo, i soldi, e quindi praticamente nel giro di poco riuscì, investendo in proprietà immobiliari, a guadagnare e reinvestire una cifra come 38 milioni di dollari. E ragazzi, come vi dicevo, siamo nel periodo comunque in cui la bolla economica comunque giapponese stava crescendo, quindi se eravate un po' svegli e affamati di soldi, era un periodo in cui in Giappone era possibile mettere da parte una bella somma di denaro. Sembra che comunque avesse anche dei forti legami con la Yakuza, che forse ha comunque in qualche modo contribuito a questo suo successo, anche se ci sono da altri report su altri giornali delle voci che dicono che invece era perseguitato da questa Yakuza. Io credo che comunque se hai a che fare con la mafia in Giappone, specie in quegli anni che era
forse più potente, non lo so. E comunque è molto difficile uscire da un giro del genere. Da molte testimonianze di alcuni suoi ex amici, penso proprio. Si è anche fatto varie operazioni di chirurgia estetica per migliorare il suo aspetto fisico, anche quella della double eyelid per gli occhi, anche se era talmente insicuro del risultato che poi li nascondeva sempre da dei occhiali da sole. Lui era ossessionato dall'apparire e cercava sempre di circondarsi di ragazze bellissime, in particolare straniere, e le sfoggiava come fossero degli oggetti, uno status symbol del suo successo. E era diventato veramente ossessionato dagli hostess bar che frequentava regolarmente. Era come diventato ossessionato dall'idea di possedere queste ragazze. E è stato proprio questo suo desiderio che lo ha portato a compiere quei gesti veramente ignobili. Il processo di Obara iniziò il 4 luglio del 2001 e andò avanti per ben 6 anni fino al 24 aprile del 2007. Fu accusato di aver violentato tantissime ragazze e di aver ucciso Carita. Tuttavia non c'erano abbastanza prove per poterlo incriminare anche dell'assassinio di Lucy, benché nel suo diario ci fossero delle scritte come Lucy, il suo nome, troppo clorofornio. Quindi capite, cioè se uno mi scrive questa cosa nel diario sapendo che tipo di persona è, non è che ci voglia troppa fantasia nell'ipotizzare che sia lui il responsabile di questo omicidio, ma vabbè. Tuttavia sembra che da ulteriori indagini sono riusciti proprio a trovare delle piccolissime tracce di clorofornio all'interno del corpo della ragazza, hanno rianalizzato il corpo e grazie a queste prove e a quella scritta sono riusciti anche ad incriminarlo per questo crimine. Molte furono le critiche che sono state sollevate a questo caso per il modo in cui la polizia giapponese ha investigato il caso di una persona che è andata scomparsa e alcuni hanno accusato il Giappone di non aver fatto delle investigazioni serie perché la ragazza in questione, entrambe in realtà, stavano lavorando illegalmente in questi locali in cui si sa spesso la polizia, magari quella corrotta, non sembra investigare, specie comunque in quegli anni. Ragazzi, questa era la storia di oggi. In questo momento comunque questo uomo è in carcere a Chiba e penso che ci rimarrà per sempre. Spero che questo video vi sia piaciuto, sono curiosissimo di sentire la vostra opinione e grazie mille per essere stati con me in questo video. Vi mando un saluto da Seba. この腕でギュッと君を抱くから必要なことはない